Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Ranieri e quest'oggi toccheremo un argomento molto delicato. Ma prima di cominciare, vi chiedo di lasciare un bel mi piace, qualora i contenuti di questo video fossero di vostro gradimento, e di iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto. Infine, vi ricordo, come sempre, che i contenuti di questo video non sono dei consigli finanziari. Inoltre, oggi abbiamo una piccola novità. Sigla! Allora, ho lasciato il mio lavoro per le cripto. Che cosa hai fatto? Ma no, amore, non io. Ah! Dico, ho lasciato il mio lavoro per le cripto. Quanti di voi hanno visto video che iniziavano proprio con questo titolo? Di solito sono video di ragazzi molto giovani che, a valle di un'esperienza positiva di guadagno, decidono di lasciare il loro lavoro per il trading, per fare lo youtuber o magari più semplicemente per seguire meglio il mondo delle criptovalute, che è un mondo in continuo sviluppo, ma soprattutto che evolve velocemente e quindi ha bisogno di tempo, ma soprattutto di attenzione. Però poi, quando andiamo avanti in questi video, scopriamo che il lavoro che è stato lasciato era quello del corriere di gestito, il cameriere in qualche fast food. Non si sente parlare di avvocati, di bancari o di ingegneri che lasciano il proprio lavoro per dedicarsi interamente al mondo cripto. Questo per dirvi cosa, che con le cripto sicuramente, se studiate e investite con testa, riuscite a guadagnare. Basta aprire un grafico di una cripto qualsiasi che sta nella top 100 di CoinMarketCap, escludendo l'una ovviamente, e andare a vedere una finestra temporale di 2-3 anni ad oggi, per attestare che qualsiasi cifra investita come minimo ha portato ad oggi un guadagno del 100%. Cifre che non sono minimamente paragonabili con la finanza tradizionale, con i guadagni della finanza tradizionale. Però questo a mio avviso non basta, perché adesso si sta cavalcando l'onda di un fenomeno di sviluppo di una tecnologia a livello mondiale, che sicuramente sarà il futuro, di questo ne sono certo, e cambierà la vita di tutte le persone. Però poi, ad un certo punto, la curva di sviluppo e quella di guadagno raggiungerà un asintoto orizzontale e lì bisognerà essere bravi a trovare un nuovo mercato emergente da poter sfruttare. Però questo il 90% degli YouTubers non lo dicono, trovi solo ragazzi che promettono guadagni folli, ricchezze, libertà finanziaria, anche se poi fanno i video dentro una Kia. Ecco, magari io sarei stato più invogliato a fidarmi se fosse stata una Ferrari o una Porsche, non certo ovviamente presa in prestito per l'occasione. Io invece voglio riportarvi in questo video la mia storia e la mia esperienza. Allora, chi sono io? Mi presento. Io sono Ranieri Emanuele Nargi, Ranieri è il nome, anche se nei commenti tutti mi chiamate Emanuele. Non mi considero uno youtuber, questo perché non è il mio lavoro, ma è un hobby a cui dedico un paio d'ore a settimana. Come accennato in un video precedente, era partito anche tutto come un gioco, e più avanti la passione per il mondo cripto mi ha portato a voler condividere con voi di più le mie esperienze. Io nella vita sono un progettista aerospaziale con una laurea in ingegneria aeronautica e meccanica. Il mio lavoro è la mia principale fonte di reddito, lavoro che è arrivato a valle di anni di studi e sacrifici. Nel 2019 mi sono affacciato per la prima volta alle cripto, come spesso accade con l'acquisto di Bitcoin. Ho cominciato a investire una piccolissima parte del mio portafoglio in cripto per maturare una giusta esperienza che, come giusto che sia, è costata tantissimi errori. Da lì, sono seguiti anni di studio sulle cripto, sulla blockchain, sugli exchange, sulla DeFi, sul gaming, eccetera. Sono riuscito a sfruttare questo mercato e a portare pure a casa qualche guadagno. Sono diventato ricco? Assolutamente no. Però qualche sfizio me lo sono tolto, ma soprattutto ho generato una seconda entrata abbastanza costante che mi permette di coprire quasi completamente le spese mensili, come può essere fare la spesa, fare benzina, fare qualche cena fuori, in viaggio e cose così. Sono diventato un esperto? Assolutamente no, continuo a commettere errori e a imparare da essi. Se una cripto su cui ho investito dovesse fallire, come è successo all'ecosistema Terra Luna, sarei perduto? Assolutamente no, perché il mio reddito, la mia copertura finanziaria è garantita dal mio lavoro. Un lavoro che mi piace tantissimo, mi fa svegliare felice e fa andare anche in ufficio con il sorriso. Quindi il mio consiglio è studiate, studiate tanto, impegnatevi sempre e trovate un lavoro che vi piaccia, ma che vi piaccia veramente.
So che non è facile, io ero indeciso sul mio percorso universitario che avrei preso fino al giorno prima dei test d'ingresso, quindi posso capire che non è una scelta facile, una decisione facile. Poi, quando avrete un lavoro che vi porta stabilità, potete cominciare a investire, ma non il 100% di quello guadagnato, andate all in una volta che vi arriva lo stipendio dopo il primo mese di lavoro. Iniziate da una piccola parte. Per sbagliare e imparare. Poi quello che consiglio a tutti è di investire massimo un 10% del vostro portafoglio, insomma, del vostro capitale totale. Però questo è abbastanza personale, perché io quando ho iniziato in realtà ho utilizzato una percentuale maggiore del 10%. Non fidatevi ciecamente delle persone che vi promettono la libertà finanziaria se seguite i loro video su YouTube o su TikTok. Fidatevi invece di voi stessi, delle vostre capacità, e con quel 10% che ho detto prima, comunque la cifra che siete disposti a perdere, potete giocare e investire su tutte le cripto che volete, o magari con capitali maggiori entrare su progetti più seri che però hanno percentuali di guadagno più basse. Tanto ormai milionari difficilmente ci si diventa, il treno dei guadagni stellari purtroppo è passato, e complimenti davvero a chi l'ha saputo sfruttare andando contro tutto e tutti. Perché anche adesso, quando parli di cripto, vieni visto come un pazzo, uno che butta i propri soldi, quando invece, soprattutto nel 2021, nell'anno scorso, abbiamo visto che è e sarà una tecnologia che spazzerà via tutto il resto. Quello che sicuramente si può fare ora è sfruttare questo mercato e portare a casa qualche guadagno interessante, ma investendo soprattutto con testa e dopo aver studiato molto. Infine, vi lascio in descrizione il link delle piattaforme che utilizzo. In particolare vi segnalo Young Platform, che è una sezione Academy molto ben fatta e divisa in moduli. E a fine di ogni capitolo si può fare un quiz che, se superato, vi lascia degli Young, che è il token della piattaforma, che tra l'altro è stato anche listato recentemente. Con questo è tutto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se tra quelli che mi seguono magari ci sta davvero qualcuno che ha lasciato il proprio lavoro per dedicarsi interamente al mondo cripto, o magari c'è qualcuno che ancora è titubante se iniziare a investire o meno. Un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao!